Buonasera a tutti, ben ritrovati allo speciale Boccia Appunto. Come tutti i giovedì sono qui in compagnia con Giorgio Macellari, giornalista e addetto stampa FIBE Lombardia. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao, ciao Alex, è sempre un piacere stare con te e con il team Avelia HD. Il piacere è nostro. E come lo scorso giovedì, anche quest'oggi rimaniamo un attimo in tema giovani, però insomma non voglio svelare nulla, lascio che presenti tu l'ospite di questa sera, Giorgio. E grazie Alex, lo presento molto volentieri, ci conosciamo da qualche tempo, è un giovane perché sta per compiere 24 anni, dunque ancora è giovanissimo, ha ancora dei margini secondo me di miglioramento. È già fra i giocatori diciamo migliori del circuito, forse non ancora al top, ma credo che voglia arrivarci. Sta vestendo una maglia gloriosa che è quella della rinascita di Budrione di Carpi. Se lo volessi paragonare a qualcuno, no, lo dico dopo, adesso lo presento. Francesco Campisi, benvenuto. Grazie, grazie. Ciao Giorgio, ciao Alex, per me è un piacere essere qui con voi. Ciao Francesco, ciao Francesco. Buonasera. Ascolta, sai cosa stavo per dire? Lo dico adesso. Se volessi paragonarti a un allenatore di calcio, a un tecnico, potrei paragonarti in parte a Roberto Mancini e in parte forse al vecchio Galeone del Pescara, quello che tanti anni fa esplose con un gioco frizzante, tutto votato all'attacco, perché tu hai un gioco, a mio parere, molto votato all'attacco, è così? Sì, esatto, il mio gioco tendenzialmente è all'attacco, però in questi ultimi anni, con le varie esperienze, devo dire che i miei compagni mi hanno molto, hanno attutito molto questo mio lato di gioco, ecco. Quindi ti lasci questa possibilità, soprattutto questa strategia di gioco, soprattutto quando giochi a livello individuale. Mentre, certo, se giochi in coppia, anche ultimamente poi hai fatto delle gare sicuramente con Diego Paleari, che certo sotto il profilo tecnico e tattico è un giocatore ben diverso da come sei tu. Lui ha le sue caratteristiche che non sono propriamente uguali alle tue. Sì, sì, sicuramente Diego è un giocatore molto, molto difensivo e altrettanto forte per me, quindi è solo un onore imparare e crescere al suo fianco, ecco, sperando che ovviamente l'anno prossimo si ripeta l'annata di quest'anno, ovvero di giocare insieme e fare un buon campionato, ecco, questo è quello che si spera. Ecco, a proposito di campionato, com'è stata l'esperienza? Diciamo, il risultato certo non è stato secondo le vostre aspettative, ma com'è stata l'esperienza del campionato dal tuo punto di vista? Allora, quest'anno secondo me è stato un anno molto difficile per tutte le società. Ma per quanto riguarda invece l'annata fatta precedentemente in campionato con Budrione, sinceramente ci eravamo stabiliti da fare una metà classifica e ci siamo riusciti in fin dei conti. C'erano squadre molto attrezzate come Codogno, che addirittura è arrivata seconda, e altrettanto anche Castelfidardo, che è riuscita a passare come prima. Quindi hai avuto modo comunque di confrontarti con un livello di gioco insomma piuttosto alto e anche appunto con con delle strategie che in campionato cambiano un pochettino rispetto alle gare tradizionali, no? Sì, sicuramente il campionato è tutt'altra cosa rispetto alle gare, non c'è ombra di dubbio, sai, giochi per la società e non per conto tuo, hai responsabilità diverse addosso, giochi per una maglia e poi soprattutto la mia di maglia, che è molto pesante, come ovvero quella della rinascita di Budrione di Modena. Senti Francesco, prima di lasciare la parola volentieri ad Alex, voglio chiederti una cosa, perché sono abbastanza curioso di sapere da te un particolare. Lasciando perdere ovviamente i tuoi attuali compagni, quindi compreso Paleari e tutti i giocatori che sono nella tua società, se tu ipoteticamente in questo momento
dovessi iscriverti a una gara e potessi sceglierti un compagno di gioco in coppia, chi sceglieresti? È un gioco, naturalmente. Ecco, mi hai fatto una bella domanda. Allora, già mi hai fatto escludere Diego, perché sicuramente tra i papabili avrei scelto Diego. Ma non perché ci gioco insieme, ma è da tanti anni che comunque ho sempre detto che è un giocatore che a me piace molto. Beh, attualmente, allora, io sono cresciuto, diciamo, con il mio, come si dice, il mio campione, che è Mirko Savoretti, e da piccolo io l'ho sempre ammirato come giocatore e anche il fatto che, del suo stile, ecco, a me piace molto anche abbinare la divisa, le voci, e lui è uno di quelli che mi ha sicuramente influenzato molto già da piccolo, ecco. Quindi ti direi Mirko Savoretti, se posso farti due nomi, e sicuramente anche Luca Viscusi, che per me, per l'età che ha, cioè essendo anche lui molto giovane, è un giocatore sicuramente fortissimo, ecco. Beh, fra l'altro i due sono reduci, Luca è esatto. Reduce veramente da un weekend eccezionale, hanno vinto una nazionale in coppia, il giorno dopo Luca Viscusi ha concesso il bis nel Memorial Formicone, se non vado errato, comunque in una nazionale sempre a Teramo. E certo, insomma, hai scelto due giocatori davvero di prima fascia e che hanno, sì, anche una certa immagine, anche esatto. Un tipo di immagine che anche tu stai cercando di farti, no? Di avere, beh, non è così? Beh, sei un giocatore stiloso, sì. Diciamolo, dai. Grazie Giorgio, grazie. Beh, sicuramente, come dici tu, parlo di Luca in particolare, ha avuto la fortuna di crescere e nascere in un ambiente di bocce dove è già avviato, sicuramente rispetto da dove vengo io, ecco, dal sud, quindi è già un grande vantaggio, però tanto di cappello, perché lo conosco personalmente, si impegna molto e cerca sempre di migliorarsi nonostante sia già comunque uno dei top, ecco. Alex, vai! Allora, io ho qualche curiosità da chiedere a Francesco. In primis, insomma, vorrei sapere la sua prima esperienza boccistica, quando è stata e dove l'ha fatta. E poi, visto che prima si parlava di maglie, sono anche curioso di sapere le maglie che hai vestito nel corso della tua carriera. Allora, io ho iniziato a giocare all'età di 10 anni, circa, quasi per caso, perché ha riaperto dopo tanti anni questa bocciofila quasi praticamente sotto casa mia, quindi io finivo di andare a scuola, tornavo a casa, mangiavo di fretta e furia e scendevo giù ad allenarmi, ecco, quindi ho iniziato a 10 anni, ho vestito la maglia di Settignano, che è una società in provincia di Frosinone, per cui io le giovanili fino ai 13-14 anni le ho fatte lì. Ho cambiato soltanto maglia quando poi mi sono trasferito giù in Calabria per vari motivi familiari, e da lì in poi ho cominciato già da giovani, quindi all'incirca 14-15 anni, a fare il campionato di serie attualmente A2, invece all'epoca era serie B centro-sud. Dopo ho fatto forse 4 anni circa a Crotone con la maglia dei lavoratori portuali, proprio dove mi sono trasferito appunto. E dopodiché ho vestito la maglia di Boville di Frosinone, quindi non di Roma. Boville di Frosinone è affiancato da Sebastiano Barbieri, un altro dei top nel nostro sport, che mi ha fatto crescere tanto. Manco a farla apposta, quell'anno che io avevo circa 18 anni e mezzo, sono passato di A1. Ho seguito varie gare nazionali, poi con i punti del campionato sono passato di A1. Dopo Boville c'è stato Montecatini, quindi ecco, per la prima volta mi sono trasferito al nord, appunto per giocare, anche seguire, magari cercare un lavoro, e ci sono riuscito, mi sono sistemato abbastanza bene, è stata un'esperienza bellissima anche Montecatini, per poi finire l'anno dopo al Possaccio, che ringrazio tutti i miei compagni che abbiamo fatto un'annata secondo me molto bella, vincendo anche il campionato, e quest'anno Budrione. Direi insomma che ne hai passate di società, insomma hai vestito maglie molto importanti. Hai qualche obiettivo in programma, Francesco?
Beh, sicuramente l'obiettivo principale è quello, penso, di tutti i giovani di ambire a, di nuovo la maglia azzurra, avendola già vestita, e vincere e rivincere l'oro, quello sicuramente un oro. I mondiali, prima di tutto, europei, e dopodiché i campionati italiani, ovviamente, assoluti di Serie A, che ancora manca questo titolo. Certo. E visto che hai toccato un tasto forse un po' delicato per il nostro sport, a proposito di giovani, secondo te, un tuo parere, volevo sapere come si può fare per avvicinare i giovani al nostro mondo, visto che l'ho già chiesto, insomma, ad altri protagonisti del mondo boccia, e volevo sentire anche il tuo parere. Beh, non vorrei dare una risposta scontata, però secondo me andrebbe introdotta maggiormente nelle scuole. Io quando ero a Montecatini, quindi in Toscana, ho fatto scuola bocce, mi hanno chiesto il presidente provinciale di fare scuola bocce con i ragazzi, io mi sono offerto subito, sin da subito, perché secondo me è una bellissima iniziativa che andrebbe portata avanti. Molti giovani che cercavano di appassionarsi, cercavano di capire come funziona. Certo, il nostro gioco non è molto semplice da capire per un giovane o per un qualsiasi spettatore nuovo a questo gioco, perché, come sappiamo, ci sono molte regole e non semplici, ecco. Quindi sì, sicuramente io se dovessi scegliere il modo in cui partire, sceglierei sicuramente le scuole. Giorgio, hai qualche curiosità da Francesco, chiedere? sì, Francesco, se volessimo fare una scala da 0 a 100, e definire numericamente la tua ambizione, lo sto dicendo in senso positivo, naturalmente, Sì. di arrivare al top da 0 a 100, quant'è? La mia ambizione di arrivare da 0 a 100 attualmente dico il 90%, mi tengo quel 10% perché il lavoro mi toglie a me molto tempo, mi toglie molto tempo, quindi a volte magari la sera torno stanco, non riesco ad allenarmi, quindi magari non tutte le domeniche riesco a seguire magari le gare nazionali che vorrei fare, quindi dico il 90% perché ci tengo tanto, mi impegno al massimo e cerco sempre di migliorarmi. Io infatti pensavo tu mi avessi risposto 101, ma adesso capisco il senso della tua risposta. Voglio chiederti adesso, al di là delle facili battute, ti ho fatto questa domanda perché un pochettino, no, come dire, ti ho un po' conosciuto, ti ho un po' analizzato come giocatore, ma sempre in maniera ovviamente simpatica, ci mancherebbe. Certo. Ecco, al di là del discorso ecco, appunto, magari del riuscire a intensificare ancora in modo continuativo gli allenamenti, ecco, al di là di questo, se tu dovessi analizzare, ecco, le tue caratteristiche tecniche, dove pensi di dover assolutamente migliorare? Cioè, c'è un colpo, per il quale tu dici, ecco, lì sono ancora un pochettino indietro rispetto a dove voglio arrivare? Io sicuramente una cosa che vorrei è la continuità, cercare di avere più continuità nel gioco, ecco. E ovviamente nella bocciata nasco come bocciatore e penso che continuerò così almeno per i prossimi anni, finché riesco. Nel punto sicuramente posso ancora migliorarmi molto, sì, ovviamente si può migliorare in tutto, però particolarmente nell'accosto. Ecco, in questi ultimi anni già sono migliorato tantissimo, giocando l'anno scorso con Chiappella, con Signorini, con Paone e quest'anno con Diego. Devo dire che i miglioramenti con la costanza e con l'impegno arrivano. Ma guarda, io credo sinceramente che, anche se naturalmente è qualche mese che non ti vedo giocare per una serie di ragioni, prima legate ovviamente alla pandemia purtroppo, e Esatto. poi appunto poi tu sei andato alla rinascita, non ho avuto modo di vederti, insomma, come riuscivo a vederti prima. Però sono certo che con la caparbietà che ti contraddistingue e con le capacità tecniche che comunque tu hai, avendo avuto, come hai dimostrato, insomma, l'umiltà anche di far tesoro degli insegnamenti che hai ricevuto da questi grandi Assolutamente. campioni e che riceverai da quelli che frequenterai nei prossimi mesi, nei prossimi anni, io sono certo che entro
poco tempo davvero arriverai nella top 10 dei giocatori italiani. Questo è il mio augurio, affettuoso, credimi. Io ti ringrazio e posso soltanto dirti che ce la metterò tutta, su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi per ora posso solo ringraziarti, magari in futuro ti dirò, vedi che ci sono riuscito. Bene, aspetterò volentieri che arrivi questo momento. Alex. Sì, io credo che non abbiamo altre curiosità da chiedere a Francesco, non so Giorgio se tu vuoi lanciare l'ultima frecciatina o se siamo a posto così. No, beh, ha già detto che l'anno prossimo, insomma, dovresti rimanere lì alla rinascita, da quello che abbiamo capito. È così? Sì, Da esatto. quanto Ok. intuito, sì. Quindi non Salvo, ci sono. salvo. No, sì, ho intuito Vabbè, tutto, salvo intuito. sorpresa, insomma, dell'ultima ora, Salvo ok. sorprese, Adesso. esatto. Non dovrebbe. Non ci Va sono bocce bene, mercato in questa quindi. puntata. No, 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 siccome abbiamo avuto qualche, come dire, no, curiosità vi ho seguito, vi ho seguito e ho visto. in altri momenti, va bene. Beh, insomma, vesti davvero adesso, al di là delle battute, una maglia davvero gloriosa di una delle società più importanti del panorama nazionale, per cui giochi accanto a degli atleti davvero di primo livello, e quindi niente, tanti auguri, molto, tanti auguri sinceri, insomma, di buon proseguimento, davvero. Ti ringrazio Giorgio, grazie mille Alex. Grazie a te, rinnovo ancora i complimenti per la tua carriera e ringrazio Giorgio Macellari per la collaborazione che sta dando in questo speciale Boccia Appunto. E per voi che ci state seguendo da casa, vi invito a iscrivervi al canale YouTube Aveglia HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. L'appuntamento va al prossimo giovedì con un'altra speciale Boccia Appunto. Buona serata a tutti e buone bocce a tutti. Ciao! Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Aveglia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Aveglia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.